Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi parlerò di com'è guidare a Roma e della mia esperienza. Avevo già pubblicato questo video, ma in realtà non è lo stesso perché ho deciso di registrarlo nuovamente perché non mi piaceva come era venuto e quindi ho deciso di registrarlo di nuovo. Quindi se avete visto il vlog la scorsa volta e poi non l'avete più trovato, questo è il motivo. Ho voluto cancellarlo per farne uno migliore. Ok, quindi spero che questo vlog che state guardando adesso sia effettivamente migliore di quello che ho cancellato. Ok, allora adesso io sto andando a Trastevere, niente di nuovo. Ogni volta che mi vedete in macchina vado a Trastevere, ormai è la mia seconda casa. Mettiamo la cintura di sicurezza, importantissima. Devo anche mandare in avanti il sedile perché non arrivo ai pedali. Perché questa macchina non è mia, è di mia mamma e quindi la divido con lei. Perciò quando la guida lei il sedile è tutto indietro. Quando la guido io il sedile è tirato tutto in avanti, in braccio al volante, che sembra gigante, ma è solo una questione di prospettiva. Allora, questa mattina fa un po' freddino. Io non prendo la macchina spesso, la prendo solo se devo andare in posti dove sono sicura che troverò parcheggio. Perché ho un po' la fobia del parcheggio, ho paura di non trovare parcheggio. E quindi in altre situazioni, se devo andare in posti che sono molto affollati e che non hanno molto parcheggio, preferisco prendere i mezzi di trasporto. Vorrei prenderli sempre, ma qui a Roma i mezzi di trasporto sono un po' caotici, quindi quando posso prendo la macchina, però cerco sempre di usare i mezzi pubblici. Comunque, io ho preso la patente quando avevo 18 anni. L'ho presa a gennaio 2011. Sono 7 anni che ho la patente e per me è stato molto difficile prendere la patente perché ero troppo ansiosa. Non riuscivo a stare al volante senza farmi venire l'ansia. Io sono una persona ansiosa di mio. E quindi tutto lo stress e il caos del guidare qui in città, si riversavano su di me, sulla povera me. Però diciamo che con il tempo mi sono abituata e quindi adesso ho raggiunto la pace dei sensi. No, non è vero perché mi arrabbio ancora. A volte mi arrabbio. Cerco di non suonare più il clacson. Per quanto possibile, perché è un po' inutile suonare il clacson senza motivo, quindi cerco di suonarlo il meno possibile, però a volte è assolutamente necessario. Molti di voi mi chiedono se sia difficile guidare a Roma. Beh, non voglio dire che sia facile, perché probabilmente non lo è, ma siccome io sono abituata, ho imparato a guidare qui, allora è facile. Voglio dire che sono abituata a farlo. Ovviamente ho parcheggiato dove c'è un sole accecante. Allora, non riuscite a vedermi, vero? Va bene. Allora, io ho parcheggiato, sono arrivata a Trastevere. Ho parcheggiato sul Lungotevere. Questa mattina è sabato mattina, quindi c'è molto posto. Continuiamo la chiacchierata fuori, dalla macchina. Penso ci sia troppo rumore fuori, vero? Conviene stare in macchina. Conviene continuare la chiacchierata in macchina. Forse mi metto nel sedile posteriore. È un'idea, proviamo.
Aiuto. È una bellissima giornata di sole. Oh, adesso sì. Benissimo. Allora, adesso possiamo continuare la chiacchierata perché ho ancora 10 minuti che posso utilizzare per parlare con voi. Voglio darvi dei consigli se volete guidare a Roma, ma non ne avete il coraggio. Per guidare qui a Roma dovete essere preparati, non lo nego. Vi consiglio di evitare di guidare nei momenti della giornata più trafficati, cioè all'ora di punta vi consiglio di non guidare. L'ora di punta varia da zona a zona, però dove vivo io l'ora di punta la mattina è tra le 8:30 e le 9 e la sera invece intorno alle 7. E questo più o meno anche sul Lungotevere è riscontrabile. Se voi vivete in altre parti della città, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è l'ora di punta o quando è l'ora di punta nel vostro quartiere. Detto ciò, dovete essere sicuri di dove volete andare, perché purtroppo non c'è margine di errore, non c'è margine di sbaglio. Se gli altri guidatori vi vedono incerti, questo potrebbe essere un problema perché inizieranno a suonarvi e a diciamo guidare in modo aggressivo per superarvi, perciò siate sempre molto sicuri di dove andate. Per esempio, io se non so dove devo andare, cioè nel senso se non conosco la strada, metto il navigatore sul cellulare e così sono sicura di andare per la strada giusta. Non avventuratevi così se non avete la certezza della strada, perché potrebbe essere solamente fonte di stress e di frustrazione. Questo ve lo dico perché ho, diciamo, perché mi è successo, quindi vi do dei consigli in base al mio vissuto. Volevo dire un'altra cosa, mi è passata di mente. Ovviamente sulle strade che conosco sono molto sicura, sulle strade che conosco meno un po' mi agito leggermente. Però, come vi ho già detto prima, agitarsi non serve a nulla se non a creare panico in voi stessi. Perciò non serve a nulla. Se qualcuno vi suona, ignoratelo, perché se voi rispettate tutti i segnali stradali, rispettate le regole, rispettate il limite di velocità in città, che è 50 km orari, le altre persone non hanno motivo per suonarvi e quindi se lo fanno, lo fanno perché sono maleducati. C'è un ragazzo che sta parcheggiando. Vai, ce la puoi fare? È divertente parcheggiare, a me piace molto parcheggiare, sono brava nei parcheggi. Se lo dico io. No, scherzo, comunque all'inizio ero negata, poi ovviamente con la pratica si parcheggia tranquillamente. Ce la puoi fare? Forse è una scuola guida. No, non penso. Altrimenti ci sarebbe scritto scuola guida. Penso di dover andare. Quello che mi è venuto in mente ve l'ho detto, ma ovviamente dopo mi verrà in mente qualcos'altro e ve lo dirò, senz'altro. Adesso sto andando a fare colazione con una ragazza che si chiama Cassandra, che sicuramente seguirete su Instagram, sicuramente. Però prima di andare dobbiamo pagare il parcheggio. Oggi che funziona l'app, pago il parcheggio con l'app. Altrimenti ci sono le macchinette automatiche, che adesso però sono nuove. C'è un uomo proprio qui davanti che mi guarda perplesso, a dir poco. Ci sono le macchinette automatiche che sono nuove, però dovete ricordarvi la vostra targa, perché dovete inserire la targa nel computerino, perché così poi vi permette di pagare il parcheggio. Allora, il parcheggio costa 1 euro l'ora, non è male come prezzo. Allora, 2 ore? Sì, paghiamo 2 ore. Fatto.
Allora, fatemi chiudere lo specchietto, che sennò me lo portano via. Una bellissima giornata di sole oggi. Sono molto contenta di essere uscita e di essere venuta qui a Trastevere. E devo dire che non c'è neanche tantissima gente in giro. Gente in giro? Uno scioglilingua. C'è un po' di gente in giro, ma non eccessivamente. Quindi non è molto trafficata la strada in realtà. Sono arrivata alla macchina. Le persone mi guardano perplesse. Allora, penso che avrò la tosse per il resto della mia vita. Allora, sono tornata in macchina, ovviamente sono in macchina, e adesso torno a casa. Sto pensando se mi sono scordata qualcosa prima, se non vi ho detto qualcosa di importante. Però in realtà penso di aver detto tutto, quindi vorrei fare delle riflessioni finali. Guidare a Roma è senz'altro una sfida. Non è difficile, non è facile, serve molta pazienza e molta pratica. Quindi più si guida e più si è abituati a farlo. Ovviamente Roma è una città caotica perché ci sono tantissime macchine, tantissime persone che usano la macchina e non abbastanza persone che usano i mezzi di trasporto, perché i mezzi di trasporto non sono così efficienti. Tutto questo crea caos, ovviamente. Più macchine ci sono per strada e più c'è traffico. Più c'è traffico, più le persone si stressano a guidare, e più le persone si stressano a guidare, più diventano aggressive alla guida. Quindi è tutto un circolo vizioso. Diciamo che capisco che ci sia molta paura, perché se non si è abituati a guidare qui si può avere un po' uno shock. Molti di voi sicuramente saranno rimasti colpiti, non so se in positivo o in negativo, da come si guida qui a Roma. Che abbiate guidato oppure no, non importa, comunque avete avuto modo di vedere se siete stati a Roma. Mi è venuta in mente un'altra idea. Il prossimo video potrebbe essere su come attraversare le strisce a Roma, perché a volte vedo delle scene davvero grottesche, cioè che molte persone non sanno come attraversare la strada, cioè molti turisti attraversano la strada. C'è ancora il sole? Sì. Molti turisti attraversano la strada e poi si bloccano in mezzo alla strada, il che è molto pericoloso. Allora, o non si attraversa per niente, si aspetta che non passino macchine, oppure si fa l'esatto opposto, si corre dall'altra parte della strada. Mai, mai fermarsi in mezzo alla strada, perché è pericoloso sia per voi, cioè sia per le persone che per chi guida. Aspettate il semaforo verde per i pedoni, oppure attraversate sulle strisce e aspettate che non passino macchine, oppure se volete avventurarvi ed attraversare a caso la strada, correte e siate sicuri di quello che fate, cioè non attraversate la strada per poi fermarvi in mezzo alla strada. Voi non sapete quanti turisti io vedo attraversare, arrivare a metà della strada e tornare indietro. È la cosa più sbagliata che si possa fare. Quando si attraversa, o si attraversa, quindi si corre sicuri e coscienti di quello che si sta facendo, oppure non si attraversa per niente. Vi giuro, non sapete le scene che ho visto, delle scene
pericolosissime, dove tante persone hanno rischiato la vita perché è, diciamo, impensabile di arrivare a metà della strada e poi correre di nuovo indietro da dove si è partiti. Non consiglio a nessuno di farlo. Ho appena parcheggiato, sono tornata a casa. Volevo quindi concludere questo video perché prima volevo farlo, ma c'era il sole, avevo il sole in faccia, quindi non riuscivate a vedermi, forse, non lo so. Grazie per aver guardato questo video. Se avete delle domande o dei commenti da fare, potete lasciarli qui sotto nei commenti, come sempre. E spero di non essermi scordata niente, di quello che volevo dire. In caso se voglio aggiungere qualcosa o se voi avete delle domande, risponderò alle vostre domande sull'argomento in una seconda parte del video, forse? Allora, grazie mille ancora e noi ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao!